questo non è un miraggio. Scopri la tua nuova Osi di gusto. Osi del Moro, ristorante bar pizzeria ad Agrate Brianza. Si trova nel cuore del Parco Aldo Moro, luogo di svago e divertimento, uno spazio verde amato da giovani e famiglie. Osi del Moro è la location perfetta per celebrare le tue occasioni speciali, happy hour, una cena romantica o i tuoi pranzi aziendali. Per una pausa, tutta da gustare, chiamaci allo 039 91 81 205 o vai su www.oasidelmoro.it. Qualche problema in casa e non sai come risolverlo? Sei stufo di un design ormai vecchio e passato? Vuoi gli effetti speciali? Scegli IMAC! Affidati alla nostra grande esperienza nei cantieri. Scegli la nostra passione. In edilizia possiamo soddisfare ogni tua richiesta. Ridare vita ai tuoi interni dando un tocco di classe. Diamo un nuovo volto all'esterno della tua abitazione con l'utilizzo di materiali di qualità. Possiamo far rinascere il tuo bagno. Imbiancare con un nuovo colore sgargiante, ristrutturare per intero il tuo appartamento e persino creare da zero il tuo negozio. Lavoriamo sempre al massimo per esaudire le richieste del cliente. La sua soddisfazione è la cosa più importante, la nostra priorità. Abbiamo realizzato i lavori in tutto il Nord Italia. Effettuiamo lavori ad hoc su richiesta. Non siamo competenti solo in edilizia, perché lavoriamo anche in giardinaggio. Devi cambiare casa e non sai come trasportare i tuoi preziosi oggetti mobili? Organizziamo il tuo trasloco. La pulizia è il nostro forte. Se vuoi sistemare casa, affidati al nostro stile. Scegli IMAC. Per maggiori informazioni, chiama il 333-650-4474 o visita il nostro sito www.imacmonza.it. Termotecnica Monzese, un'unica squadra per assistenza autorizzata e ricambi su caldaie, scaldabagni, bruciatori, oltre a climatizzatori e trattamento acque. A Monza, di fronte al U-Power Stadium. Lunedì 10 gennaio, primo appuntamento dell'anno con Binario Sport. Avremo tanto di cui
parlare in questa diretta. Tra poco avremo ospite il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa. Monza che tornerà in campo giovedì per recuperare l'ultima partita di andata contro il Benevento, e c'è una designazione arbitrale che farà discutere, sicuramente farà discutere. Siamo saltati un po' dalla sedia oggi quando abbiamo visto l'arbitro che dirigerà la gara di giovedì prossimo. Parliamo anche di calciomercato con Simone Schillaci. Naturalmente aspettiamo tanti vostri messaggi. Volevamo partire bene, alla grande, con il piede giusto per questa diretta, e allora abbiamo chiesto anche di intervenire al primo cittadino di Monza, al sindaco di Monza, Dario Allevi, che vedo già in collegamento. Buonasera Dario, ben trovato e buon anno. Ciao Stefano, grazie, buon anno anche a te e a tutti i telescoltatori. Guarda, non so... Quell'arbitro se lo ricordiamo bene. Il signor Valeri, mamma mia. Vuoi subito dirmi la tua? Insomma, far designare Valeri in una sfida così delicata che potrebbe valere davvero un pezzettino di stagione, non so. Dopo gli scherzetti che ci ha fatto nell'ultima occasione che l'abbiamo visto sul campo ad arbitrare la nostra squadra, speriamo che giovedì compensi, cosa vuoi che ti dica, perché anch'io l'ho trovata una designazione abbastanza strana. Allora, prima di parlare di sport, non soltanto di calcio, con te vorrei aprire una piccola parentesi che riguarda Monza, perché innanzitutto bisogna fare i complimenti all'amministrazione, non solo per quello che è stato fatto durante queste feste. Monza, secondo me, è stata una delle città più belle in questo Natale, davvero un lavoro straordinario, tanto che mi risulta che il TG2 abbia fatto proprio un approfondimento durante le festività natalizie. Addirittura domani sera vedremo Monza in prima serata su Rai 1 nella trasmissione di Alberto Angela, una trasmissione bellissima, abbiamo già visto un'anteprima. Davvero Monza al centro, Dario, della scena mediatica in questo momento, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, ed è per me, per la mia squadra e per l'amministrazione comunale un motivo di grandissimo orgoglio. Quando appunto prima del Natale sono stato chiamato dal TG2, che avevano individuato nella nostra città come la città simbolo del Natale 2021, e quindi sono venuti con i giornalisti e con la truppa a fare tutto un lungo servizio in tutte le piazze del nostro centro alla Villa Reale, e devo dire che sono soddisfazioni che ripagano anche di un lavoro che parte da molto lontano, così come non vedo l'ora di vedere domani appunto nella trasmissione di Alberto Angela come nel modo che racconterà solo lui, che lo sa fare solo lui, di una bravura incredibile la storia della nostra Villa Reale, del nostro parco. Per cui domani invito tutti i cittadini monzesi a non perdere questo appuntamento, che sicuramente ci regalerà qualcosa di magico della nostra città. No, siamo contenti, insomma. Perché... Anche ieri abbiamo avuto questo concerto bellissimo col quale abbiamo voluto chiudere questa apertura straordinaria della Villa Reale, che abbiamo tenuto aperto dal 26 al 9 gennaio con uno sforzo importante. L'abbiamo voluto chiudere con questo concerto meraviglioso da parte di Lena Yokoyama, che è questa violinista giapponese che è diventata famosa perché nella prima fase del lockdown andava a suonare fuori dagli ospedali per far sentire più vicini i medici, gli infermieri e i pazienti in quei giorni così drammatici. È venuta a suonare il suo violino con uno Stradivari del 1734, gentilmente donato dal Museo del Violino di Cremona, ed è stato veramente un momento straordinario dove ci sono stati 26.000 contatti via YouTube e via Facebook che hanno potuto seguire questo concerto in streaming. Insomma, numeri davvero importanti. Io metterei la firma per farne anche la metà qui a Binario Sport. Naturalmente la mia è una battuta. Per chiudere l'argomento è natalizio. C'era scritto in tanti all'inizio la ruota, insomma, aveva fatto un po' discutere, invece poi è diventata direi anche la vera e propria attrazione, no? delle festività natalizie, tanto che qualcuno proponeva anche di tenerla in eternum, cioè di metterla lì fissa. Ci avete pensato? È un'opportunità, è una cosa che potrebbe essere per il futuro? Allora, la ruota sicuramente è stata la novità del Christmas Monza 2021, quindi ha fatto molto parlare. Certo. In molti casi in positivo, in
qualche caso, in qualche critica dove è doveroso ci sia in negativo, però devo dire che siamo molto soddisfatti della scelta che abbiamo fatto. Anche a me hanno scritto diversi cittadini chiedendomi di poter immaginare una proroga della ruota, che comunque dava un segnale importante a quel pezzo di Via Italia di Corso Milano, vissuto da molte famiglie con i bambini che volevano appunto venire a fare un giro panoramico sulla ruota. Però la ruota era già impegnata, voglio dire, da altre città, e quindi doveva essere smontata in queste ore per essere appunto trasferita in altre città d'Europa. Quindi una volta che un qualcosa funziona, sicuramente sarà nostra premura, se i cittadini lo vorranno, perché nel frattempo ricordo sempre che quest'anno ci sarà un passaggio elettorale, per cui vedremo se potremo essere ancora noi a organizzare il Christmas Mozza 2022, se arriverà qualcun altro dopo di me. Se dovessimo essere ancora noi, sicuramente studieremo un qualcosa sulla ruota, vedremo anche se sarà lì la collocazione giusta dove l'abbiamo messa quest'anno, o se ci viene in mente qualche altro punto della città dove poterla mettere, ma sicuramente partiremo da un presupposto che è stato un successo, quindi ne prenderemo atto e lavoreremo di conseguenza. E ci auguriamo che sia un successo anche la seconda parte del campionato del Monza. Già la prima è stata davvero molto molto positiva. Tu mi avevi già preannunciato, perché Dario Allevi non è soltanto il sindaco di Monza, non è soltanto un tifoso del Monza, ma anche uomo mercato. Un paio di mesi fa mi ha detto: attenzione che faranno diversi colpi a gennaio. Beh, è arrivato un certo Ramirez, è arrivato Molina, stanno inseguendo una punta, non si può che essere fiduciosi per la seconda parte del campionato, Dario. Non vedo l'ora che rinizi, perché arrivo da un finale prima della sosta che è stato talmente elettrizzante, talmente bello, con la trasferta a Brescia, con la vittoria sul Frosinone che ancora ci ricordiamo, che non vedo l'ora veramente che giovedì si riparta, sperando che queste emozioni possano continuare in tutte le prossime giornate di campionato che mancano. La squadra si sta rafforzando ulteriormente, sicuramente Gastón Ramírez è un giocatore che secondo me in Serie B può fare la differenza, ha un'età anche giusta per poterla fare, perché ha solo tra virgolette 31 anni, per cui voglio dire, rispetto ai Palacio, al Brescia vicino ai 40 anni o altri personaggi che hanno fatto tanti campionati in Serie A, Gastón Ramírez ha ancora tutta una storia da scrivere. Così come Molina, mi parlano, lo conosco poco Molina, lo conosco meno, ma mi parlano di un centrocampista molto duttile e capace di poter fare anche diversi ruoli all'interno del centrocampo, e soprattutto mi fido del nostro mister che lo conosce molto bene, avendolo avuto a Crotone. Il bomber, adesso aspettiamo il bomber. C'è un nome che sogni? Io il nome che sogno è il ragazzo di Bergamo. Piccoli. Perché me ne parlano tutti un gran bene, perché ha l'età giusta per arrivare da noi affamato, per tanti motivi, però so anche che è molto molto difficile, perché ci sono diverse squadre in Serie A che hanno lo stesso sogno, in primis il Genoa, perché a questo punto Gasperini con l'infortunio di Zapata ha bloccato qualsiasi discussione sul suo trasferimento finché Zapata non ritorna abile e arruolato, quindi prima di tutto dobbiamo sperare che Zapata guarisca nel più breve tempo possibile e poi vedere se ci sono le condizioni. Ma come mi fidavo per Stroppa, per Molina, così per quanto riguarda Piccoli mi fido dell'amico Adriano Gagliani, che sono certo che se solo dovesse vedere un piccolo spiraglio si butterebbe a testa bassa. Radio Mercato mi dice che Piccoli avrebbe già incontrato Silvio Berlusconi. La vedo un po' dura, visto gli impegni del patron del Monza, però mi fido delle mie fonti. Senti, ma su questo so, ma non posso dire. Ah, sai. No, non posso dire. Allora le mie fonti sono attendibili. Già, sei già il fatto un che bravo giornalista, hai delle ottime fonti. Molto. No, sul mercato devo dire che i nostri ragazzi sono veramente sono bravi. Veramente in gamba. Allora chissà, magari è veramente vera, attendibile l'indiscrezione che avevo ricevuto. È una cosa che risale a un po' di tempo fa, quindi purtroppo dopo c'è stato l'infortunio di Zapata, l'interessamento del Genoa, per cui diciamo che la pista si è raffreddata per quello che ci siamo appena detti. Senti, ma è più probabile
Silvio Berlusconi che diventi presidente della Repubblica o il Monza in Serie A? Puoi anche fare passaparola, eh? No, no, io mi auguro entrambi, sarebbe un 2022, un 2022 indimenticabile, per cui uno non esclude, non esclude l'altro. Sei un po' preoccupato invece, cambiando discorso, cambiando fronte sportivo, per il futuro dell'autodromo di Monza? So che domani c'è una riunione importante. No, io sono uno tendenzialmente sempre ottimista. Ho lavorato gomito a gomito con il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, in questi mesi per cercare di far arrivare le risorse necessarie all'autodromo attraverso la legge di bilancio, sentendo vari parlamentari della zona, vari amici che ho a Roma, vari ministri, e devo dire che questo lavoro di squadra ha portato poi all'approvazione del cosiddetto emendamento Romeo, che ha destinato risorse importanti per il nostro autodromo. Adesso dobbiamo essere bravi a spendere nel più breve tempo possibile queste risorse, tant'è che appunto domani abbiamo un incontro dove il presidente Sticchi Damiani e il sottoscritto, insieme ai tecnici e ai progettisti, devono dare un po' le coordinate per far sì che tutto questo iter burocratico venga accelerato nel più breve tempo possibile, per permettere di fare questi lavori in tempi utili, per far sì che possano già essere realizzati per il Gran Premio del Centenario, che ricorda i primi di settembre di quest'anno. Naturalmente anche gli amici da casa ti stanno facendo auguri di buon anno e tanti saluti al nostro sindaco. No, ti ho fatto questa domanda, Dario, perché insomma le voci sono anche un pochino preoccupanti. Qualcuno ci diceva appunto che molti appuntamenti sono già passati al circuito di Imola, e quindi volevamo insomma da parte tua delle rassicurazioni, no? In questo senso, visto che si tratta di un anno molto importante per l'autodromo, e l'anno del centenario. Un anno straordinario che vorremmo assolutamente vivere serenamente nel miglior modo possibile. E a proposito di centenario, la riunione di domani ve l'ho già detta, giovedì avrò una riunione invece con l'assessore Albizzoni e con tante persone che stanno organizzando tanti eventi dove racconteranno la storia dei 100 anni del nostro autodromo, che vogliamo mettere un pochettino in rete per far sì che non ci siano poi sovrapposizioni, doppioni, duplicati, per fare sì un programma di eventi in cui tutti i 12 mesi si possa parlare del nostro tempio della velocità. Per quanto riguarda Imola, sì, qualche cosa si è perso a favore di Imola, però voglio dire, anche qui Imola ha raggiunto un accordo con Formula 1 per riportare un Gran Premio di Formula 1 all'interno del proprio impianto, che guarda caso si chiama Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. Il Gran Premio d'Italia è confermato ancora per 4 anni per un contratto con la nostra città e il nostro autodromo. Dopodiché lavoreremo per prolungare questo contratto, ma finché il numero uno della Formula 1 si chiama Stefano Domenicali, sono molto molto sereno, perché so quanto lui ami e ci tenga al nostro circuito. Per cui è chiaro che bisogna per questo non sedersi, come si suol dire, sugli allori. Noi siamo la storia, siamo la tradizione, lo siamo, è vero, però dobbiamo anche guardare il futuro con altrettanta visione, per far sì che l'autodromo possa avere altri 100 anni di vita come li ha avuti in quelli che si stanno chiudendo in questi giorni. Però ripeto, rimango ottimista, perché se vado a vedere l'autodromo di Imola e se vedo l'autodromo di Monza, non me ne vogliano gli amici di Imola. No, certo. Ma il nostro è un'altra cosa, insomma. È un messaggio da parte di Davide, e non esiste Monza senza l'autodromo. E vorrei chiudere invece con una battuta su Adriano Galliani. Hai parlato di Domenicali. Monza la Formula 1 come Siena sta al palio, o come Sanremo la Repubblica Italiana. Assolutamente. L'ultima domanda, Dario, poi ti lasciamo. Hai parlato di Domenicali, che insomma per la Formula 1 rappresenta davvero un'istituzione, un po' come Adriano Galliani rappresenta un'istituzione per Monza e per il calcio. Grandissimo entusiasmo. Adesso so che è un grandissimo sogno nel cassetto quello di fare il Museo del Calcio. Per quanto riguarda il calcio Monza, immagino che da parte tua, da parte vostra, ci sia massimo supporto, no, in questa idea, in questa iniziativa. Totale. Adriano Galliani è un amico, è una persona che ha un entusiasmo che è veramente contagioso. Quindi ci sentiamo quasi tutti i giorni per parlare della situazione dei giocatori
della situazione Covid, del calendario che ci aspetta, perché veramente ci siamo ritrovati da tifosi di vecchia data, lui qualche anno prima di me, che stanno accarezzando un sogno. Adesso il suo prossimo obiettivo è quello proprio di realizzare un museo all'interno dello stadio, dove vorrei ricordare, perché è giusto farlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che tra lo stadio Brianteo, oggi U Power Stadium, e Monzello, la famiglia proprietaria Berlusconi ha già speso qualcosa come 10-12 milioni di euro, sì. Cosa impensabile nelle precedenti gestioni. Da un impianto per tre quarti, poi lavoreremo sulla tribuna di fronte a quella centrale quando andremo in Serie A, in maniera incredibile. E quindi adesso pensare che all'interno di questo gioiellino che è l'U-Power Stadium possa trovare posto anche un museo del Monza che ripercorre la centenaria storia del calcio Monza è bellissimo, per cui so che Gagliani lo vuole, so benissimo che quando lui si mette in testa una cosa l'obiettivo lo raggiunge, e anche in questo caso lo raggiungerà, per cui cerchiamo tutti noi nelle varie cantine, cassetti, cimeli del Monza che fu, perché credo che sarà molto interessante, potrebbero diventare cimeli che poi verranno esposti in questo futuro museo del nostro amato Monza. Lanciamo questo appello, anche perché insomma di materiale ce ne sarà assolutamente bisogno. Va bene. Tanto in giro per le case di ex calciatori, di persone che hanno conservato tutti quei ricordi meravigliosi di questa bella storia. Grazie Dario, è stato un piacere, buon anno, grazie. Stefano, buon anno anche a te, a Simone, a tutti, e salutami il mister. Assolutamente, che si sta preparando. Ciao Dario, buona serata. Grazie anche a te Stefano. Ringraziamo anche l'ufficio stampa del sindaco di Monza, Marta Caratti, che ci ha dato in extremis la possibilità di avere qui con noi il sindaco. Adesso qualche istante di pubblicità, vedo già Giovanni Stroppa che si sta preparando, sarà qui con noi per rispondere alle nostre e alle vostre domande. Poi chiuderemo col mercato, perché vi daremo davvero tante tante belle chicche. C'è Simone Schillacci che è un po' imprendibile oggi, sta sentendo procuratori, giornalisti, insomma vi daremo notizie non fresche, freschissime. A tra poco. Beh, è stata una bella chiacchierata quella col sindaco di Monza, Dario Allevi. Ho visto tanti messaggi, insomma non siamo riusciti a leggerli tutti, anche perché è stata un po' un'improvvisata, non pensavamo di riuscire a portarlo qui ai nostri microfoni. Grande tifoso del Monza, ci ha dato davvero tanti spunti anche per quanto riguarda il fronte autodromo, perché Monza l'autodromo non vuole assolutamente perderlo, non vuole perdere soprattutto il Gran Premio d'Italia. Beh, ci apprestiamo a un 2022 davvero molto importante, perché l'autodromo compie 100 anni e soprattutto c'è questo Monza che fa sognare e che si spera che finalmente possa arrivare in quella categoria dove non è mai stato. A settembre, anzi ad agosto, è stato preso Giovanni Stroppa come nuovo allenatore. Giovanni Stroppa è per la prima volta in collegamento qui con noi a Binario Sport. Buonasera mister, ciao, buon anno. Buonasera, tanti auguri anche a voi, grazie. Grazie per l'invito. Sei ancora sul pezzo, sei ancora Monzello, mister? Come sempre. Stasera è un'alternativa, vi fate fare una serata diversa. Ah, bene. Senti, prima di vedere il bellissimo servizio che ha realizzato il nostro Simone Schillacci, ti chiedo di darci un po' qualche spunto su quella che è stata la partita amichevole giocata ieri contro l'Alessandria. Come sta il tuo gruppo dopo i problemi dovuti al Covid di fine anno? Bene, bene. Mi aspettavo
gambe un pochino più imballate, ma devo dire che la squadra ha risposto bene. Ho gestito le forze, perché comunque ho fatto fare un tempo per uno a tutti quanti, chiaramente per quelli che potevano essere disponibili. È andata bene, fortunatamente nessuno si è fatto male, quindi oggi abbiamo ripreso anche con chi ieri non era disponibile, e quindi diciamo che le cose sono state programmate in un certo modo e stanno andando per il verso giusto in previsione della partita di giovedì prossimo. Benevento, che invece non sta benissimo, ci risulta che siano ancora 5 i giocatori contagiati. A proposito di Covid, credi che comunque sia giusto ritornare in campo adesso in questa situazione comunque ancora un po' complicata, non soltanto per quello che riguarda la Serie A, ma anche per quanto riguarda la B? Beh sì, assolutamente sì. Diciamo, per come stanno le cose, credo di sì. È chiaro che poi quando hai tanti assenti non è semplice giocare, è sicuramente un limite avere degli assenti, a preparare le partite con molti giocatori fuori e non a disposizione. Detto questo, noi abbiamo pagato, perché comunque mi ricordo poco prima del Brescia avevamo 2 assenti, rischiavamo addirittura di averne molti di più dei 5 poi poco prima di andare a Benevento, quindi quando succede una cosa del genere è chiaro che è penalizzante, perlomeno per quello che concerne il mio lavoro. Domande da casa. Martino ti chiede: buonasera mister, tempi di recupero per Pirola? Proprio oggi è uscita la notizia, il comunicato del Monza, che Pirola dovrà operarsi al ginocchio. Ti chiede Martino quali potrebbero essere i tempi di recupero. Allora, so che l'operazione, l'intervento è andato benissimo, non fatemi esprimere, perché credo che ci sia lo staff medico, certo, che è preposto a essere più indicativo in questo. Diciamo che i tempi sono canonici per un intervento del genere. Indicativamente poco più di un mese. Però non voglio sbilanciarmi, perché poi ci saranno, mi auguro di no, magari ci saranno delle complicanze, magari no, e quindi credo che sia ingiusto esprimersi, e soprattutto io in questo momento. Straordinario il nostro coordinatore Simone Schillaci, che ci sta mostrando anche in presa diretta le immagini di Pirola in campo. Simone Schillaci, che ha fatto davvero un bel servizio, che racchiude la storia di Giovanni Stroppa per quanto riguarda questa stagione e non solo, con un riferimento anche sul nome del mister, ovvero Giovanni, San Giovanni, il patrono della città di Monza. Andiamo a vedere il servizio, poi torniamo dal mister. Vedo che stanno arrivando tante domande, continuate a farcele. Servizio. È una sensazione strana, perché negli ultimi 5 anni ho allenato lontano da casa, e questa nuova esperienza che mi fa ritornare tra virgolette in un posto a me caro è sicuramente una esperienza nuova che cercherò, attraverso il lavoro, attraverso una dedizione maniacale a tutto quello che può essere il mio percorso lavorativo qui, possa portare al bel gioco i risultati sperati. Oret labora, lavorando e portando pazienza, i risultati col tempo arrivano. Lo sa bene Giovanni Stroppa, che sin dal primo istante in cui ha sposato la causa biancorossa, ha avuto come unico obiettivo il lavoro. Dall'annuncio ufficiale sono passati 228 giorni, dal ritiro estivo di Ronzone 184. Dalle prime sgambate e dai primi affondi sono cambiate tante cose. Ora il Monza ragiona sempre da squadra e ogni singolo si sente funzionale e mai escluso. Prime donne? No, prima di tutto c'è il gruppo, ci sono uomini. Non è un caso che lo spogliatoio del Monza, rispetto alla scorsa stagione, appare più squadra. L'unione fa sempre la forza. Il buon Joanin non guarda in faccia a nessuno. Non si fa problemi a mettere fuori un giocatore fondamentale se non è al 100% della sua forma. Il buon Joanin non si fa problemi a rilanciare uno scontento, finito ai margini del progetto. È grazie a lui se José Machin è tornato a brillare come non mai.
E grazie a lui se oggi brilla una stellina di nome Samuele Vignato. E grazie a lui se ogni giocatore può avere la sua grande occasione. Serenità. Un uomo di calcio come Giovanni Stroppa sa bene che sarà sempre il campo a parlare. Mai una parola fuori posto. Spiegazioni coerenti, il sorriso quando c'è da scherzare e lo sguardo serio quando non vanno bene le cose. Monza aveva bisogno proprio di questo, di un condottiero di poche parole che fa della sapienza il suo forte. Sempre disponibile con tifosi, stampa e giocatori, Giovanni ha sempre avuto a cuore Monza, che non si è mai dimenticata di lui. La città, come sappiamo bene, ha come patrono San Giovanni. E allora la domanda sorge spontanea. Sarà un Giovanni a portare il Monza per la prima volta in Serie A? Il destino potrebbe anche dare una mano, ma per raggiungere gli obiettivi serve il lavoro. Parola di Giovanni Stroppa. Rieccoci in diretta, allargo la conversazione anche al nostro coordinatore Simone Schillaci, al quale faccio i complimenti per questo servizio. So che Simone ha anche delle curiosità per il mister. Ciao Simone, ben trovato. Buonasera Stefano, buonasera mister, benvenuto a Binario Sport. Sì, avrei una domanda per il mister, riguarda l'ultimo acquisto del Monza, ossia Salvatore Molina. Mister, volevo chiederle per quale motivo considera così tanto un giocatore come Molina, perché lo apprezza particolarmente, cosa può dare in più al Monza. Buonasera. Allora, la volontà è quella di mettere dentro giocatori funzionali a quello che potrebbe essere già la rosa a disposizione. Molina ha caratteristiche, oltretutto tecniche, per occupare più ruoli nella zona di centrocampo. Aggiungo che è una persona straordinaria, quindi con una mentalità molto 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 importante, e quindi ci darà sicuramente una grossa mano. È arrivato anche mister per l'infortunio di Pirola, cioè con l'infortunio di Pirola perdi un elemento dietro, avevi bisogno di un elemento in più a centrocampo, magari arretrando Sampirisi all'occorrenza come centrale difensivo, può essere giusto come ragionamento? Ma in questo momento io potrei fare questo discorso per molti dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Molina può occupare tutti e cinque i ruoli di metà campo, sia i laterali che gli interni, che addirittura da play. È chiaro che non è la caratteristica dove evidenza le sue qualità, ma ha giocato anche lì, oltretutto l'ha fatto anche in Serie A. L'anno scorso, prima che si facesse male, in Serie A era uno dei centrocampisti più in forma del campionato. Sa fare benissimo entrambe le fasi, quindi ripeto, è un giocatore duttile che sicuramente ci darà, e mi ripeto, ci darà una grandissima mano. Adriano Gagliani è un grande lettore, oltre ad essere un tifoso del Monza, un dirigente del Monza, è un lettore di Monza News ed appassionato soprattutto di una rubrica che si chiama Marcord Bianco Rossi ed è curata dal collega Fiorenzo Dosso, che qualche settimana fa ha parlato proprio di Giovanni Stroppa, ma non di Giovanni Stroppa allenatore, ma del Giovanni Stroppa che aveva esordito con la maglia del Monza. Vado a ripercorrere un estratto del pezzo di Fiorenzo. Mister Frosio lancia sin dal primo minuto il 19enne Giovannino Stroppa, talentuoso capitano della primavera del Milan che i rossoneri mandarono in Brianza per i primi cimenti nel professionismo. Dopo appena 10 minuti il giovanissimo numero 10 si presenta con un capolavoro tecnico e balistico che decide il match. Si giocava Monza Reggiana, se non ricordo male. Preparazione da manuale del calcio, esecuzione al fulmicotone, palla all'incrocio dei pali e inizio di quella che sarà l'esaltante cavalcata con apoteosi finali in quel di Tortona a sigillare il ritorno in Serie B. Ce l'hai ancora in mente quella partita, mister? Oh. Passati tanti anni. Sono passati tanti anni. Adesso a parte gli scherzi, ma mi fate venire i brividi perché è bellissimo, oltretutto come è stata raccontata, e anche le parole del mister sono straordinarie.
Tra l'altro il mister che ogni tanto rivedo e ci rivediamo per qualche appuntamento extra calcistico. Qualche cena, no? Con gli ex compagni ci vediamo spesso e sembra che il tempo non si sia mai... ci sia fermato. Sì. Tra l'altro, dalla redazione di Monza News, adesso non mi ricordo chi me l'ha fatta la domanda, se sei rimasto in contatto con qualche tuo compagno del Monza dell'epoca. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi non manca la volta che vengono a vedere le partite, quindi ho anche degli osservatori tecnici e speciali. Ah, tipo, dai, facci qualche nome, dai, siamo curiosi. Beh, da Fontanini a Bolis, Casiraghi, Brioschi, Frosio, Terenzio. Ti piace confrontarti? Sì, beh, perché no? Assolutamente sì, certo. Bello, bello questo aspetto. No, poi oggi mi ha fatto piacere, mi ha fatto sorridere la redazione perché un mio collaboratore mi ha detto: prova a chiedere al mister Antonio Sorrentino, lo cito, che ruolo ha avuto nel suo percorso da allenatore Aldo Jacopetti. E io gli ho risposto, perdonami, ma chi è Aldo Jacopetti? Lui mi ha detto che era un collaboratore ai tempi del Milan, era un allenatore ai tempi del Milan. No, era un capo scout. Capo scout, Sì, sì. Diciamo che aveva previsto un po' tutto perché mi aveva predetto il fatto che sarei diventato un allenatore e ha voluto a tutti i costi, è capo scout del Milan, eh? Sì, quindi. Diciamo c'è stata un'occasione di salutare vecchi amici in sede al Milan, tra questi c'era lui e lui ha cercato in tutti i modi di farmi rientrare nel settore giovanile del Milan, a darmi una squadra e da lì è iniziato il mio percorso. Sandro Coppola, sempre da Monza News, ti chiede quanto è stato importante Zeman nella tua crescita da calciatore e poi da allenatore. Beh, allora, da calciatore penso di aver fatto dei numeri che con altri allenatori non ho mai fatto. Dai gol, addirittura ai pali, alle traverse. Diciamo che a livello statistico è stata la mia miglior stagione. Per quanto riguarda l'allenatore, beh, devo dire che oltre a lui ho avuto tantissimi allenatori, la fortuna di aver avuto tantissimi allenatori che chiaramente mi hanno dato sicuramente tanto, anche chi magari in quei momenti non consideravo tali e quindi ho appreso tutto ho cercato di prendere tanto da tutti. Domande da casa, considerazioni anche da casa. Alberto Cantù che torna a parlare di Monza. Che squadra, mister, quella di Frosio? Stroppa era il mio preferito. Dai Giovanni adesso è ora di entrare nella storia. E poi Martino che ti fa i complimenti. Complimenti, mister. So che segue anche gli allenamenti dei più piccoli al centro sportivo di Monzello. Bravo. Tra l'altro Adriano Gagliani nelle scorse settimane ha annunciato che dalla prossima stagione tutte le squadre giovanili del Monza torneranno ad allenarsi a Monzello. Questa è sicuramente un'ottima notizia, visto che Monzello è sempre stato il fiore all'occhiello del Monza e adesso lo è ancora di più, anche perché la proprietà Fininvest ha fatto degli investimenti pesanti in quel centro sportivo, no, mister? Assolutamente sì, lo era già ai tempi di Giambelli, adesso lo è ancora di più, con una qualità delle strutture straordinaria che penso che poche squadre di Serie A abbiano anche a disposizione. Per quello che riguarda la mia presenza sui campi, a vedere i ragazzi, mi piace il calcio, quindi soprattutto quando i più piccoli incominciano a far vedere le loro qualità è una bellezza, perché comunque il calcio dal vivo è sempre motivo di attenzione da parte mia. Tu sai bene che ti ho seguito anche da calciatore, ti ho fatto vedere anche una maglietta che avevi indossato in Serie A a Piacenza e devo dirti la verità, io non avrei mai pensato che saresti diventato allenatore, perché in campo ti vedevo forse anche un pochettino anarchico e gli anarchici non sempre poi fanno gli allenatori, anche se poi ci sono dei casi che vanno già a smentire questa mia frase. E Antonio Sorrentino ti fa un'altra domanda, cioè da quando hai pensato che avresti
fatto allenatore? Cioè già mentre eri in campo pensavi già di fare allenatore? Allora, negli ultimi anni, prima di tutto, consentimi la battuta, no, non credevo di poter farlo soprattutto a questo, a questi livelli. Negli ultimi anni, invece, devo dire che incominciavo un po' a contestare gli allenatori e quindi con grandissima educazione e rispetto. Però avevo già dentro di me probabilmente un'idea diversa da quella che magari mi stavano facendo fare in campo. Devo dire che nel momento in cui sono entrato in campo in un'altra veste, con questo ruolo, io ho incominciato ad allenare i ragazzi di 14 anni e dal primo giorno ho avuto una sensazione nettamente positiva. Mi sembrava di averlo sempre fatto e addirittura dentro di me c'era la sorpresa di aver scoperto qualcosa di completamente diverso, una sensazione di appagamento nel momento in cui ho incominciato a fare questo mestiere. È vero che per 5 anni ho fatto settore giovanile, perché ho fatto 3 anni di giovanissimi e 2 di primavera, ma nel momento in cui poi oltretutto ho fatto il passaggio dai più piccoli a quelli più grandi, è stata una soddisfazione straordinaria. Mi sembrava di essere nato per fare questo mestiere, con tutte chiaramente le difficoltà e le pressioni che questo lavoro comporta. Vado da Simone Schillaci. Simo. Ecco, mister, un'altra domanda su altri giocatori della Rosa del Monza. Sulla fascia sinistra abbiamo visto agire sia Marco D'Alessandro che Carlos Augusto, che nascono come due giocatori che hanno caratteristiche differenti tra loro. Una domanda sulla tattica: cosa cambia quando gioca Carlos Augusto sulla sinistra e cosa cambia invece quando gioca Marco D'Alessandro? Bella. Io credo che negli ultimi metri possa fare la differenza, perlomeno la richiesta da parte mia è negli ultimi 20-25 metri, nell'uno contro uno, nell'andare a rifinire o nel concludere anche a rete, la qualità dei giocatori si vede principalmente lì. È chiaro che Carlos ha più semplicità di giocate, mentre D'Alessandro ha sia capacità nell'andare in entrambi i lati, sia dentro al campo che fuori. Chiaro che se va dentro al campo può andare a concludere a rete. Ti fa una domanda invece sul modulo Giorgio Grisoldi, che ti dice: il tuo modulo non è più un 3-5-1-1 piuttosto che un 3-5-2 con le cosiddette seconde punte Vignato, Balotti e magari in futuro Ramirez, che agiscono tra i centrocampisti e l'unica punta? Beh, io devo dire che le due mezzali e la seconda punta, come stavi dicendo poco fa tu, come hai appena detto, sono in fin della fiera tre quartisti. Aggiungiamo i due quinti che diventano ali. Penso che abbiamo molti uomini ad attaccare la porta avversaria. Ramirez, come lo vedi, mister? Più seconda punta, più mezzala, dove può giocare secondo te? Ma dipende da lui. Avete visto quando è entrato Ciurria col Frosinone, che ha fatto la mezzala, ma non cambia le loro caratteristiche, ma le mettono a disposizione in una zona di campo magari diversa, cercando poi chiaramente di esaltargliele. Quindi io non voglio tarpare le ali a quelle che sono le qualità dei ragazzi, anzi al contrario vorrei che le loro qualità le mettessero al servizio della squadra, di conseguenza l'ordine e l'organizzazione possa dare a loro di esaltare le loro qualità. Lorenzo da casa ti fa la domanda sempre su Ramirez. Com'è per quanto riguarda la condizione, ecco, sintetizzando, se dovessi dare una percentuale, a che punto siamo? Devo dire, per quello che lo potevo conoscere in televisione, per quello che potevamo conoscerlo tutti, per quello che aveva fatto vedere alla Sampdoria,
secondo me non siamo diciamo in linea con quello che potrebbe essere un ragazzo già pronto. È stato fuori tanto, il Covid a cavallo di Natale gli ha fatto perdere un certo tipo di percorso di condizione. Ieri poteva essere sicuramente una possibilità per avere una risposta più precisa in merito. Peccato che ha avuto un mezzo acciacco, che ha saltato due allenamenti e non è stato disponibile. Devo dire che a livello di qualità, a livello tecnico, ha dei tempi di gioco, un'intelligenza calcistica che va sicuramente sopra la media. Sta a noi cercarlo di metterlo in condizioni il prima possibile, perché come Molina, prima stavamo parlando di Molina, questo è un giocatore eccezionale che messo lì in mezzo può far crescere, non soltanto lui può darci tanto, ma può far crescere anche quelli che gli girano attorno. Quindi deduco dalle tue parole che è molto difficile vederlo tra i convocati per giovedì. No, io se sta bene lo convoco, assolutamente. Questo non significa che possa giocare o non giocare. Io esprimo soltanto un giudizio fisico. Potrebbe giocare un quarto d'ora, potrebbe giocare 10 minuti, potrebbe non giocare. Dipende da quella che è l'evoluzione, certo, degli allenamenti, su come il ragazzo poi si mette a disposizione. Andiamo anche sul fronte mercato con Simone Schillaci, che è una curiosità da chiederti. Simone. Sì, mister, perché quest'oggi è un giocatore che è entrato al centro di un... è stato protagonista di un giallo questa mattina, ma ne parleremo più tardi nello spazio mercato. Marco Brescianini, un giocatore che a sua detta è veramente, veramente forte. Volevo chiederle che difficoltà sta trovando e nella seconda parte di stagione potrà avere le sue chance, insomma, che tipo di giocatore è? Resta. Beh, è un giocatore che... Come? Resta. Resterà. Esattamente, sì. C'è la volontà di tenere sia lui che sia Tunis. Dispiace non aver dato molto spazio anche a sia Tunis. Sono giocatori di qualità, sono giovani. Secondo me possono crescere molto anche non giocando. È chiaro che per quello che riguarda Brescianini ha giocato in un momento dove la squadra secondo me non si esprimeva al massimo e quindi probabilmente ha pagato anche questo. È giovanissimo, ha reagito molto bene, devo dire che negli allenamenti ha un'applicazione, una condizione eccezionale. Vediamo se c'è la possibilità di trovargli ancora spazio, ma sicuramente è un giocatore che ha la mia massima stima. Naturalmente ricordo a tutti gli amici a casa di condividere questa diretta da Radio Binario 7, dal profilo Facebook di Radio Binario 7. Mando un abbraccio a Isabel, che purtroppo questa sera non è qui con noi perché stava poco bene. Un'ultima domanda per quanto riguarda il mercato, anzi forse è l'ultima, un'analisi più che parlare di mercato, un'analisi sulla rosa, mister. Abbiamo fatto due conti, anzi chiedo a Simone Schillaci di mandarmi in onda le formazioni del Monza. Noi le abbiamo suddivise in due grafiche. Al momento dovreste avere 10 difensori, 12 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 28 giocatori di movimento. Ti chiedo se non siete un po' troppi. Perché 10 difensori, scusami? Abbiamo fatto male i conti? Aspetta, Donati, Paletta, Pirola sono 3. Aspetta. Sampirisi 4, Antov 5, Marrone 6, Caldirola 7. Sampirisi sì. Può fare due ruoli. Sì, sì, no, ma per carità, non voleva essere una... cioè, è una considerazione... Di sicuro ne hai 28, se non abbiamo fatto male i conti, no? Ecco. Sì, va bene. Ti chiedo se la volevi una rosa così ampia o magari preferisci che in questa sessione di mercato magari qualcuno vada a trovare spazio altrove, ecco. Allora, diciamo che faccio allenatore del Monza. Monza vuole vincere. Ma
magari c'è anche la possibilità di stravolgere una partita facendo 5 cambi straordinari, certo. E quindi perché no? E quindi mi hai risposto. E quindi bisogna essere egoisti in questo, visto, certo, che abbiamo una proprietà straordinaria, perché poi non dobbiamo assolutamente dimenticare chi sono i nostri referenti sopra. Quindi grazie al presidente Berlusconi e grazie al dottor Galliani, allora dobbiamo vincere, giusto? Abbiamo questa volontà, e quindi più giocatori bravi mettiamo a disposizione del sottoscritto, più magari il sottoscritto, facendo dei cambi, mettendo in campo la formazione migliore, ha più possibilità di vincere. Lo dico in maniera magari egoistica, però adesso a parte le battute, ma ci deve essere competitività. Parlavamo di Brescianini e Siatuni, sono giovani, sono fuori dalla lista, perché darli via? Rimangono con noi, poi oltretutto in questo momento c'è anche una situazione, ne abbiamo parlato poco fa, il Covid, magari ci possono essere assenti o tanti assenti, e quindi ripeto, egoisticamente dobbiamo pensare in questo modo, in modo da aver fatto tutto, aver curato ogni particolare perché si possa arrivare a maggio in un certo modo. Va bene, mi hai dato una risposta assolutamente esauriente. Poi torneremo sul fronte calcistico. Ora, non so se te lo ricordi o se magari sei stato intervistato da lui qualche anno fa. Te lo ricordi Maurizio Mosca? Certo. Che mito, mamma mia. Io certo. Da piccolo andavo a vedere le sue trasmissioni perché mi divertivo un sacco per il suo modo di condurre veramente in maniera esilarante. E lui se l'ha inventato, mister, questa rubrica, no, faceva praticamente chiedeva al personaggio di dire cosa preferiva, che ne so, tra mare e montagna. Allora noi vogliamo inaugurare questa nuova pagina con te, cioè le tue preferenze, anche per conoscere un po' il personaggio Giovanni Stroppa, anche se probabilmente tu non ti piace tanto apparire, sei probabilmente più un uomo di campo, almeno per quel poco che ti ho conosciuto in questi mesi. E allora vengo qua alle domande che abbiamo messo in grafica, mister. Sei più uomo da mare o da montagna? Entrambi. Entrambe. Città o campagna? Campagna. Il bonus lo sei giocato una volta, adesso no, devi sempre fare una scelta. Nord o sud per vivere? Beh, vivo bene qua al nord. Film o libro? Naturalmente se anche da casa hanno qualche domanda in più sul o la potete scrivere qui sotto e la leggeremo. Vino o birra? Vino d'inverno, birra d'estate. Pasta o riso? Pasta. Ok, abbiamo perso l'audio per un istante. Serata con amici o cena romantica? Cena romantica con mia moglie. Cane o gatto? Qua questa la so già. Vorrei tanto un cane, ma i miei figli e mia moglie hanno adottato due gatti, quindi sono per i gatti. Immagino che hai una grossa passione per i gatti, perché vedo che comunque sulla tua foto di WhatsApp è proprio l'immagine di un gatto, quindi sei affezionato. Certo. Due gatti. Due gatti. Vacanze, Italia o estero? Italia. E poi la domanda più delicata di tutte, naturalmente ragazzi, se volete farne anche voi, siete liberi di farla. Milano o Monza? Monza, punto. Riccardo Mauri di Termotecnica che aggiunge, lui è esperto di caldaie e impianti di condizionamento di Termotecnica Monzese, preferisci il freddo o il caldo? Sì, fin troppo a volte. Caldo. Caldo tutta la vita, va bene, mi è piaciuta. Dai, è una cosa che lavoreremo anche nelle prossime puntate. Visto che abbiamo parlato di cibo, so che ogni tanto vai a mangiare dal nostro main sponsor, il Fantello di Monza. Andiamo a vedere lo spot
e poi torniamo dal mister per concludere il suo intervento. Dobbiamo lasciarlo andare a casa. Spot Fantello e poi torniamo da Giovanni Stroppa. Ah, sta andando, ok, ok. Bene, questo è il video che ci ha mandato il Fantello con i suoi piatti davvero, davvero prelibati. Qui vedete anche il menù per quanto riguarda il Fantello di Monza, che come sempre spazia dagli antipasti fino al dolce. Mi raccomando, prenotatevi, perché è un periodo dove davvero si trovano pochi posti, soprattutto il fine settimana. Mi raccomando, chiamate l'amico Villa per prenotare il vostro posto. Vi farete anche una bella cultura a sfondo bianco-rosso, visto che troverete tante immagini del Monza che fu. Chiudiamo col mister, perché tra poco lo dobbiamo liberare. Ti faccio una delle ultime domande. Sono cambiati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani rispetto a quando li avevi conosciuti da calciatore ai tempi del Milan? Come li ritrovati? No, beh, allora diciamo che il rapporto è nettamente diverso. Con Galliani c'è un rapporto quotidiano, e quindi, come giusto che sia, si è instaurato un rapporto professionale molto, molto intenso. Berlusconi, lo sapete, o prima delle partite o dopo le partite ci sentiamo settimanalmente. Devo dire che non sono cambiati, perché hanno una mentalità che è straordinaria. Mi mettono a disposizione qualsiasi cosa per lavorare al meglio, e ci mettono a disposizione qualsiasi cosa per lavorare al meglio. Che dire di più? Posso aggiungere che c'è un grandissimo rapporto anche con col direttore, con Antonelli, quindi penso che con tutti quelli che sono le figure, sia dalla parte tecnica che dalla parte della proprietà, per adesso le cose stanno andando in maniera straordinaria. Adriano Galliani, un mese fa gli hanno fatto la classica domanda: chi assomiglia a Giovanni Stroppa? E ti ha paragonato a Carlo Ancelotti, uno che insomma al Milan ha vinto praticamente tutto. Ci sta come paragone, o ti vedi vicino magari a un altro allenatore o un altro tipo di allenatore? No, su queste cose, a parte che è un onore essere paragonato a Carlo Ancelotti, però è chiaro che deve essere chi ha dato questo giudizio a poterlo fare, quindi io mi astengo da quello che potrebbe assomigliarmi oppure no, in questo senso. Ripeto, è un onore che mi abbia paragonato a Carletto. Un'ultima domanda, mister. Adriano Galliani tempo fa ci disse che in caso di Serie A avrebbe percorso da Monza fino a San Siro. C'è un voto che vuoi fare in caso di promozione? Lo accompagno, gli facciamo una bella camminata che ci fa anche bene, tra l'altro. Senti, assolutamente, ma sì. Visto che io e te ogni tanto parliamo di peso, quanti ne hai presi durante le vacanze tu? No, devo dire che ho incominciato, e io mi piace stare anche, oltre alla cena romantica con mia moglie, mi piace anche fare il bar d'oria con gli amici. Detto questo, è da subito dopo Natale, come succede, ci prepareremo alla prova costume di quest'estate, quindi ho cominciato a fare attività fisica, sto un pochino più attento a tavola, e quindi le cose andranno in questo senso, e quindi colgo l'occasione, perché mi preparerò a questa camminata verso San Siro. Per forza. No, c'è l'ultima domanda da parte del nostro Simone Schillaci, poi ti salutiamo. Simo. Sì, passiamo dalla tavola al campo, perché mister, volevo chiederti un'ultima cosa su un giocatore che apprezzi molto, sia Messias. Volevo chiedere cosa ne pensi di lui. Ormai abbiamo parlato e riparlato. Giocatore straordinario che sta evidenziando anche al Milan le proprie qualità. Sono contento che si sta imponendo in questa maniera, e quindi gli auguro il massimo anche con quella maglia.
che poi tu non lo puoi dire perché tu non ami parlare di mercato, ma io sono convinto di una cosa, che se lui non fosse andato al Milan probabilmente sarebbe venuto al Monza. 100%. 100%. Bene, ci hai dato una chicca sul mercato, visto che tra poco parleremo di calciomercato. Mister, un grosso in bocca al lupo a partire dalla trasferta di giovedì a Benevento, ma naturalmente per tutta il proseguo di questa stagione, un anno davvero molto molto importante per il tuo, per il nostro Monza, diciamolo. Per il nostro, assolutamente per il nostro. Grazie mister, un abbraccio, è stato un piacere. Grazie. Grazie buona per serata. L'invito, buona serata a tutti, grazie. È stato davvero un piacere parlare con mister Giovanni Stroppa, ancora a Monzello, mamma mia, alle 21:25, insomma, fa sempre le ore piccole, ci dicono che lavori davvero tanto e questo ci fa piacere e questo dovrebbe dare fiducia anche a tutti voi che ci seguite, nelle qualità, nella voglia di emergere di questo allenatore che si sta davvero imponendo, che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Ora noi parleremo di calciomercato, perché ci sono delle notizie fresche fresche, abbiamo sguinzagliato oggi il nostro Simone Schillaci per avere le ultime anche sulla punta, anche su questo attaccante, che chissà potrebbe arrivare nel mercato di gennaio. Credo che dobbiamo mandare qualche secondo di pubblicità e poi torniamo qui con Simone Schillaci. Questo non è un miraggio, scopri la tua nuova Osi di gusto. Osi del Moro, ristorante bar pizzeria ad Agrate Brianza. Si trova nel cuore del Parco Aldo Moro, luogo di svago e divertimento, uno spazio verde amato da giovani e famiglie. Osi del Moro è la location perfetta per celebrare le tue occasioni speciali, happy hour, una cena romantica o i tuoi pranzi aziendali. Per una pausa, tutta da gustare, chiamaci allo 039 91 81 205 e vai su www.oasidelmoro.it. Va bene, naturalmente ringraziamo anche Enrico Cerruti, ufficio stampa del Monza, non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se sono mesi che lo corteggiamo, per carità, cerchiamo di portare a casa una maglietta, ma le magliette non si trovano, mannaggia Cerruti. Allora andiamo da Simone Schillaci, che non ha preso peso, immagino, durante le feste, anche perché lui è un atleta provetto. Perché dobbiamo parlare anche un po' di calciomercato, no Simo? Buonasera Stefano, di nuovo un saluto a tutti i nostri telespettatori. Sì, devo dire la verità, ho iniziato a correre adesso anche io, perché magari non si vede, però anche io devo guardare bene la bilancia, perché mi piace mangiare. Comunque sì, diciamo che ci sono tante notizie sul mercato. Partirei dalle uscite, Stefano, perché per quanto riguarda le uscite abbiamo visto che Bellucci è passato in prestito all'Ascoli, è un trasferimento che comunque si conosceva già da tempo, un giocatore che è tornato là dove giocò anche in Serie A, è un trasferimento che possiamo dirlo fa felici anche i tifosi del Monza, perché ormai era diventato forse un peso per lo spogliatoio, non era mai più sceso in campo e diciamo che era inevitabile una cessione. L'altra invece possibile cessione è quella di Mattia Pinotto, perché il Monza ha apertamente dichiarato che il mercato non sarà una rivoluzione, quindi come avvenuto per esempio nella scorsa stagione, in quella passata, e Mattia Pinotto potrebbe essere uno dei partenti, perché è stato sondato soprattutto da squadre di Lega Pro, quindi il Pescara e il Padova in primis, ma anche una richiesta dalla Spalla in Serie B. È un giocatore che è stato reintegrato in rosa, ricordiamolo, giusto qualche mese fa, e potrebbe dunque partire. Venendo invece al giallo di questa mattina, è quello che riguarda Marco Brescianini, perché questa mattina, Stefano, c'è stato un incontro nella sede del Milan tra l'agente appunto di Brescianini. Ci parlavi di un giallo, no? Durante l'appuntamento durante la parte con mister Stroppa. Esatto, perché ci sono giunte voci che appunto ci sia stato un incontro tra l'agente di Marco Brescianini, ossia Beppe Riso, e la dirigenza del Milan, in cui avrebbero parlato appunto del giocatore in prestito al Monza. Non è così, perché Marco Brescianini rimarrà in bianco-rosso fino alla fine della stagione, e invece si è parlato di Pietro Pellegri, quindi non di Brescianini, ed è stato appunto un anche perché, no, certo, aggiungo io che
per vie traverse, ma non troppo, Adriano Galliani, proprio a noi, ci ha confermato che Brescianini non si sarebbe mosso. Quindi ci crediamo e soprattutto le parole di Giovanni Stroppa di poco fa ci fanno capire che il Monza vuole restare così numericamente. Potrebbe partire sì fino a 8, però basta, poi non penso che andrà via qualcuno, anche perché il tecnico, da quello che ci ha detto poco fa, vuole sempre una rosa extra large per proseguire la stagione. Proseguiamo pure, Simo. Ecco, venendo invece all'ufficialità, è appunto l'acquisto di Salvatore Molina, come avete sentito prima dalle parole di Giovanni Stroppa, un giocatore molto importante, dotato tecnicamente, grandi colpi, è un giocatore che ha fatto già bene in Serie A e può fare molti ruoli, perché può fare l'esterno, ne abbiamo parlato prima anche dell'operazione di Pirola, ovviamente auguri di buona guarigione al difensore classe 2002. E Molina può ricoprire più ruoli perché può fare l'esterno e in tal caso Sampirisi giocherebbe da centrale, può fare la mezzala, quindi un giocatore molto interessante che scoprirete nelle prossime puntate di Binario Sport perché faremo un ritratto sulla sua storia. Ecco, una trattativa che nasce in pochissimo tempo perché il Monza aveva già accennato qualche discorso prima delle vacanze di Natale, ma poi giocatore che era già in uscita dal Crotone non se ne è fatto nulla. Dopo il Capodanno, quindi nei primi giorni del 2022, il contatto decisivo, il trasferimento si è finalizzato nel giro di poche ore. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche, esito positivo e quindi ha sposato la causa biancorossa. È un giocatore che rinforza e di molto il reparto del centrocampo a disposizione di Stroppa e quindi, come abbiamo visto, appunto un'unica ufficialità è quella di Molina. Venendo invece al discorso attaccanti, Stefano, qui c'è da parlare anche molto perché il Monza va a caccia di un attaccante, non è neanche escluso che si possa rimanere così, visto che è stato reintegrato in rosa famiglia. Abbiamo preparato un borsino, una torta e diciamo che ci sono diverse percentuali, quindi andiamo a vederle. Col 10% Simi e Torregrossa. Torregrossa è già stato accostato al Monza diversi mesi fa, no, a fine novembre, un giocatore che tornerebbe a Monza, al momento però non sta trovando spazio nella Samp, scenderà di categoria, però su di lui, dato che è un attaccante che ha grandi qualità, ci sono diverse squadre, tra cui il Benevento e anche il Pisa. La torta mi piace, anche se poi dalle parole di Piccoli, dalle parole del sindaco, secondo me la percentuale di Piccoli è destinata a salire un pochettino, eh. Sì, diciamo che sono percentuali indicative, Stefano, visto che si trattano di supposizioni e probabilità. E appunto, venendo al discorso Piccoli, visto che Simi, appunto, è un giocatore che è appena stato riscattato dalla Salernitana, che ha esercitato il diritto di riscatto con i primi punti nel 2022 con la vittoria a Verona. Quindi Simi dovrebbe rimanere a Salerno, ma mai dire mai, visto che il calciomercato riserva delle sorprese. E venendo al discorso Piccoli, ecco. Pare esserci stato un incontro tra il presidente Silvio Berlusconi e l'attaccante di proprietà dell'Atalanta prima di un presunto interessamento del Genoa. Il Genoa però ha virato sul nuovo attaccante che è Yeboah, che arriva dallo Sturm Graz. Non è arrivato Piontek, che è andato alla Fiorentina. Intrighi di mercato e quindi Piccoli potrebbe anche scegliere di scendere di categoria. L'interesse del Monza ovviamente è altissimo perché Piccoli è un giocatore under, un giocatore di grande qualità e farebbe bene al reparto offensivo, però è una trattativa che è molto difficile, anche se appunto c'è stato questo incontro, quindi il Monza può sperare di portare a casa questo attaccante che è molto forte. A proposito invece di forte, 20% forte al momento sembra essere più vicino al Benevento che vuole prenderlo come partner di Lapadula, anche se è uno di quegli attaccanti che è di categoria. E infine, venendo al nome più gettonato, è quello di Leonardo Mancuso, 40%, Leonardo Mancuso che anche in questo caso è attenzionato da diverse squadre di Serie B, tra cui il Parma che è molto forte sul giocatore, seguiranno contatti nelle prossime ore tra Parma e l'Empoli, che comunque è una squadra dove Mancuso si trova molto bene, non sarà facile prenderlo dall'Empoli, ma il Monza resta vigile perché c'è stata una chiacchierata tra il Monza e l'Empoli tempo fa. E al Monza interessa molto Leonardo Mancuso perché rispecchia l'identikit dell'attaccante di categoria e quindi sicuramente ci sarà
da divertirsi in questo calcio Stai di andando Stato. come un treno e faccio anche un po' di fatica, sinceramente, a seguirti. Non so se l'hai detto che Mancuso piace anche al Parma, l'hai detto? Sì, certo, Ecco, assolutamente. ok. No, infatti mi è arrivata fresca fresca questa indiscrezione. Intanto mi scrive Martino, che mi chiede: Finotto al Padova può essere per avere uno sconto su Moro? No, perché Finotto potrebbe andare al Padova, sicuramente una delle squadre interessate a Finotto, ma Moro ormai è destinato al Sassuolo, che è una società che si sta muovendo in maniera eccellente sul fronte dei giovani. Voi pensate a quanti soldi sta facendo il Sassuolo in questa sessione del mercato? Ha venduto Bogà, la prossima estate venderà Frattesi, venderà Scamacca. È una società che lavora benissimo con i giovani. Moro è soltanto l'ultimo di una serie di acquisti eccellenti, tra l'altro per un allenatore che io personalmente stimo tantissimo, che è Alessio Dionisi, che lo apprezziamo già dai tempi della Serie D, quando allenava il Borgosesia. Altre notizie? Direi di no, visto che appunto abbiamo parlato di uscite di attaccante, e vedremo, perché appunto il Monza comunque andrà forte sul mercato, come del resto ha fatto anche nelle ultime 2 stagioni. Non sarà una rivoluzione, questo lo possiamo dire per certo. Tiriamo anche un sospiro di sollievo, perché comunque questa squadra non va assolutamente rivoluzionata, anzi va confermata e riconfermata, perché comunque sta facendo davvero molto molto bene su tutti i fronti. Dobbiamo ricordare anche un po' di appuntamenti. Il primo è Monza Caldo, che tornerà quando? Assolutamente, Monza Caldo tornerà giovedì dopo la partita tra Benevento e Monza. La partita inizia alle 20:30, quindi la diretta dovrebbe iniziare verso le 22:30. Come sempre vi aspettiamo sulla pagina Facebook di Monza News con i vostri commenti, perché ormai Stefano manca da un mese Monza Caldo, quindi siamo Mamma stati mia, fermi troppo, molto. troppo. Poi domenica ti porti Cirtò allo stadio, per il post Monza Perugia, mi Certo. raccomando. E, no, voglio ricordare, oltre a Monza Caldo, anche l'appuntamento con Monza Weekend, che è un appuntamento al quale tengo particolarmente, condotto da Adriana Ula, che si dedica ormai da tempo a tutti gli appuntamenti più importanti del fine settimana in Brianza. Lo troverete, come sempre, sulla pagina Facebook di Monza News qualche giorno prima dell'inizio del weekend. Quindi voi vi guardate Adriana e scoprirete tutti gli appuntamenti top del fine settimana. E poi vi ricordo, per quanto riguarda invece i nostri sponsor, ho salutato prima il nostro Riccardo Mauri, di recensire Termotecnica Monzese. Per quanto riguarda le caldaie, gli impianti di condizionamento, mi raccomando, recensite ogni volta, ogni qualvolta c'è un'uscita, perché ci tengono tanto ad avere un feedback di quello che è il lavoro che viene fatto dai loro dipendenti. Io personalmente sono anni che ho caldaie e impianti di condizionamento di Termotecnica e davvero mi trovo molto molto bene, non so voi da casa. Va benissimo, abbiamo ricordato gli appuntamenti del fine settimana, Monza Weekend. Non ci resta, Simone, che ringraziare i nostri Davide Polinori per quanto riguarda le grafiche, Paolo Bonacina, la postazione Twitter. Se volete collaborare per Binario Sport, lo potete fare, mandateci il vostro curriculum a monzanews@gmail.com. Lo ripeto, monzanews@gmail.com. Ce ne stanno arrivando tanti, rispondiamo a tutti e a tutte, però mi raccomando, mettete anche una vostra scheda, perché insomma c'è sempre bisogno anche di forze fresche. Simo, no, dobbiamo ricordare anche i tifosi all'estero. Lo ricordi tu, per favore? Assolutamente, ricordiamo l'iniziativa di Binario Sport. Se siete dei tifosi del Monza e ci state seguendo dall'estero, inviate alla mail monzanews@gmail.com una vostra foto con una sciarpa, con una maglietta, con un gadget del Monza, con dietro il paesaggio da cui ci state seguendo, perché appunto siete moltissimi, ci seguite dal Cile, vi abbiamo portato in Cile, vi abbiamo portati a Santo Domingo in Ucraina, quindi inviateci le vostre foto che le mostreremo in diretta. Assolutamente. Grazie anche a te, Simone. Grazie Stefano, buona serata. Ci Buona vediamo serata a tutti. settimana prossima. Mi raccomando, potete farlo anche adesso, ve lo ricordo sempre. Noi non abbiamo abbonamento, non siamo una Pay TV, però vi chiediamo soltanto una cosa, che condividete le nostre dirette, anche perché, come diciamo da sempre, noi cresciamo grazie a voi. Un abbraccio anche a Isabel e Andriana che ci stanno seguendo da casa, e un abbraccio anche a tutti voi. Buon anno, a presto.